Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato. Parlare oggi di fascismo e di antifascismo può sembrare, agli occhi di tanti ragazzi, una ricerca storica ossessiva e per certi versi retorica di un'epoca che ha visto l'Italia drammaticamente condizionata da un'ideologia politica capace di portarci in una guerra tanto sanguinosa quanto inutile, ammesso che vi siano guerre utili. Eppure, quel secolo, in quel preciso momento dove tutto crollò, decise di voler cambiare pagina, anzi, libro. È vero, c'era chi aveva perso la guerra e chi, apparentemente, l'aveva vinta. In effetti, tutti ne uscivano sconfitti. E poi c'erano loro, i partigiani, la resistenza che faceva rima con speranza. Morti, rappresaglie, fucilazioni. Poi arrivò un giorno luminoso che spazzò via tutto e che cambiò il destino, il nostro destino. Riapparve la luce, brillarono gli occhi dei giovani e si tornò a cantare, amare, vivere. Era il 1945, era il 25 aprile. Del partigiano morto per la libertà, questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano. Sì, buonasera a tutti i nostri amici che ci seguono costantemente e che in questo periodo ci seguono attraverso Facebook nelle nostre puntate culturali. Intanto voglio dare il benvenuto alla 68esima puntata di Sport e Cultura, questa sera dedicata al solito elemento portante che voglio condurre, che desidero condurre col mio caro amico avvocato Paolo Merendino, una storia da raccontare. Ospiti questa sera con noi sono la professoressa Francesca Pellegrino, preside, quindi dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Valderice, in provincia di Trapani. Poi abbiamo il professore Carmelo Fascello, il professore Marco Giammona, poi abbiamo Marcello Fascello, responsabile comunale della Camera del Lavoro, scusate, di Misilmeri. Come detto, presentiamo io, Valentino Sucato, e l'avvocato Paolo Merendino. Buonasera a tutti, un caro abbraccio e una buona condivisione di puntata. Bene, questa sera, come avete potuto vedere, abbiamo visto
la presentazione di Roberta per parlare di un periodo storico importante, determinante, una colonna portante per quello che oggi rappresenta la nostra democrazia e con essa la nostra libertà e la nostra vita quotidiana. Sappiamo come sia importante oggi più che mai parlare di valori costitutivi e costituenti e soprattutto di quello che oggi regge poi il nostro ordinamento. Un'ultima riflessione che voglio fare: noi abbiamo dei principi che derivano dalla Costituzione, che hanno formato della resistenza, che hanno formato la Costituzione e sono riusciti a resistere, scusate il gioco di parole, a quattro grandi eventi sostanziali, no? Il terrorismo, la mafia, il Covid adesso e in tempi quasi recenti anche alle riforme di quella Costituzione che qualche gruppo politico aveva dettato. Premesso che questa sera non parleremo di politica, ma parleremo di valori della politica, e quindi do la mia, con grande felicità, la mia parola, e do la parola anche all'avvocato Merendino per trattare queste tematiche con i nostri ospiti. Buonasera e grazie a tutti. Non ti sentiamo, Paolo. Paolo, non ti sentiamo. Non si sente? Non ti sentiamo. Ora sì. Ecco, come dicevi tu, abbiamo voluto anche noi dare questo piccolo nostro contributo alla causa, e nel senso che pochi giorni fa abbiamo commemorato il 71esimo anniversario dalla Liberazione, e quindi ci sembrava giusto, visto che la nostra rubrica si intitola Una storia da raccontare, in questo caso, anziché parlare della storia di una persona, di un monumento, parlare di una pagina memorabile della nostra storia italiana. E questa sera focalizzeremo però l'attenzione principalmente sulla Sicilia, in particolare, dati i nostri ospiti di Misilmeri, parleremo del nostro territorio, quindi di quella che è stata la presenza del fascismo nel nostro territorio, e poi la fase della Liberazione, che ricordiamo per la Sicilia è stato un procedimento molto diverso rispetto a quello che è avvenuto nel nord Italia, nel centro nord Italia, perché ricordiamo che la Liberazione in Sicilia è avvenuta già sin dall'inizio, sin dal momento dell'armistizio dell'8 settembre del 43, allorché gli americani sono sbarcati in Sicilia. Quindi in realtà la Sicilia non ha conosciuto il fenomeno dei partigiani o della resistenza nei termini che poi abbiamo visto nel nord Italia. E quindi affronteremo, come dicevo, proprio il fenomeno nella nostra terra, che comunque ha dato un grosso tributo in termini di vite umane e anche di distruzione, perché ricordiamo che la Sicilia, proprio per la sua posizione geografica sul Mediterraneo, è stato oggetto di bombardamenti da parte un po' di tutti, da parte prima degli alleati, gli americani, gli inglesi, i francesi, ma anche dei tedeschi. E quindi è tuttora a Palermo, abbiamo tracce nel centro storico di quelli che furono gli esiti dei bombardamenti di quegli anni. E volevo iniziare dando la parola a Fascella, inteso sia Marcello sia Carmelo, quindi di volta in volta decidete voi, insomma, chi vuole rispondere. Il primo tema che volevo lanciare era quello della manifestazione del fascismo a Misilmeri e nei paesi dintorni. Come si è manifestato? Le prime manifestazioni, ecco, di questo movimento politico, chiamiamolo così, come si sono avute? E soprattutto, qual è stata la reazione dei cittadini misilmeresi e dei paesi vicini? E quando parlo di cittadini intendo, gradirei che facesse un distinguo tra il popolo, la classe intellettuale e la Chiesa. Ecco, come hanno reagito? Non so se mi avete sentito. Vabbè, intanto potrebbe già accennare. Sì, io diciamo, mi sento molto male, quindi non riesco a sentire tutto quello che dite. Sento a tratti. Spero che voi in questo momento mi state sentendo. Se è così, datemi una conferma, perché io, ripeto, mi sento molto male. Sì. Sono riuscito comunque a seguire la presentazione di Paolo Merendino, diciamo, anche se appunto in maniera frammentaria.
appunto chiedeva in che modo il fascismo si è manifestato a Mesilveri e nei paesi della nostra zona, se non sbaglio. Sì, esatto. Diciamo che dobbiamo partire da una premessa, e cioè che manca una vera e propria storiografia su quello che è stato il fascismo, comunque il periodo della metà del Novecento. Abbiamo problemi di connessione. E allora, Marcello, dai. Sì, poco fa purtroppo pure io ho avuto problemi di connessione e ho perso un po' la tua presentazione, Valentino, ma ho seguito la domanda dell'avvocato Merendino. Chiaramente, come diceva il professore Carmelo Fascella, su quel periodo, soprattutto nei paesi a cui ci riferiamo, ecco, è tornato. Sì, sì, ti sentiamo, vai. Sì, no, evidentemente c'è qualcosa che non va nella linea, perché continuamente si interrompe, quindi se capita, diciamo, mi scuso per questo inconveniente. Dicevo, manca uno studio specifico su questi fatti, quindi noi ci possiamo basare su notizie, diciamo, dirette, di testimonianze di anziani che negli anni... Abbiamo problemi. Puoi continuare tu. Marco, tu puoi intervenire se vuoi. Ci sei? E questa sera abbiamo tutto muto. Va bene, allora facciamo una cosa. Andiamo a Trapani. Preside, abbiamo visto sostanzialmente come il fascismo e poi in maniera contrapposta la resistenza, la liberazione, abbiano profondamente poi inciso sulla costruzione della Costituzione. Tra l'altro qui c'è l'avvocato Merendino, insomma, che è un esperto anche di giurisprudenza, di diritto. Diciamo che questa nostra Costituzione, vediamo se è così, ha gli anticorpi di quella che rappresenta poi la resistenza, no? È quello che poi ha saputo fare e ha saputo garantire negli anni successivi. Allora io le faccio una domanda secca. Quanto è importante oggi ritornare a fare educazione civica e spiegare laddove è possibile, e ovviamente per le varie categorie, no? I principi cardini della nostra Costituzione? Se posso aggiungere, mi era comparso una scritta che il mio microfono era spento. Sì, l'ho attivato io. Ah, ok, benissimo. Allora, intanto volevo dire una cosa rispetto a quelle considerazioni che faceva l'intervistato precedentemente, no? Molto interessante. Scusate se dico questa piccola digressione, penso che possa essere convergente per il confine. Parlava del fatto che dell'inesistenza di alcuni studi sistemici, ed è vero, e non riguardano solo quest'area territoriale. Cioè, purtroppo le famose lettere della resistenza, insomma, che hanno avuto di fatto una loro lunga tradizione anche letteraria nelle biblioteche scolastiche, riguardano in effetti spesso, con maggiore consistenza, soprattutto più aree geografiche che hanno sentito o avvertito in maniera più prossima a questo tipo di problematica, non più prossima dal punto di vista emotivo e dei tuoi cambiamenti. Però è vero che esiste, e credo che ci sia funzionale, non so se il signor, credo si chiamasse Merendino, no, il signore Giammona forse, no, perdonate se non devo bene, sì, alludesse al fatto delle grandi potenzialità evocative di quello che è una banca dati di fatto, che sono le banche della memoria. E credo che queste siano delle ottime opportunità, spesso e volentieri sono anche supportate nella loro stesura e nella loro realizzazione
anche dagli enti locali. Lo so, sembra un po' fuori tema rispetto a quello che mi ha chiesto il professore Sugab, però in realtà c'è una correlazione, perché le banche, diciamo, della memoria, vale a dire questi ricordi e questa esperienza diretta a cui alludeva il signor, io mi perdono per la mia inesilità, sono maleducata in questi casi, mi scuso, hanno un valore enorme rispetto a quello che ha chiesto lei, mi ha chiesto lei. Vale a dire che ogni esperienza formativa, ovvero l'apprendimento, deve essere significativo. Cioè, se non assume un significato, se non è interiorizzato, non diventa mai effettivo. Quindi, per esempio, tornando al tema, tornando al punto, come la Costituzione e come i suoi valori, come il suo significato e la sua storia possono essere autenticamente recepiti all'interno di un insegnamento di educazione civica, ma diciamolo chiaramente, all'interno di un'educazione dell'essere, deve passare attraverso una intensità della percezione, se no rimane lettera morta, perché tutto sono solo parole. Le parole assumono un grande significato quando riusciamo a ancorarle nella nostra anima, e allora perdono la consistenza puramente di un lemma del vocabolario, per diventare qualcosa dell'esistere. Quindi l'idea, il pensiero della memoria storica è determinante, proprio soprattutto se la storia la si studia attraverso l'autenticità degli episodi e degli eventi. La Costituzione mi chiedeva la sua validità, intanto sì. Ricollegandomi sempre, insomma, ricucendo le questioni, la sua forza e la sua intensità stanno nella sua straordinaria trasversalità. La Costituzione, è vero, nasce in un mondo, nasce in un contesto, nasce da delusioni, nasce da dolore, nasce da una grande sofferenza, però non usa mai parole come odio, come rancore, come vendetta. Se leggete tutti i suoi articoli, queste parole, e deve essere stato doloroso per chi l'ha scritto, venire, diciamo, superare questi momenti, perché chi le ha vissute e chi le ha viste con i suoi occhi forse ha dovuto fare un lavoro su di sé prima ancora che sugli altri, e però non le ha pronunciate mai. Se c'è un messaggio forte, viene anche da questo. Cioè, dal fatto che la famosa Costituzione è la più bella del mondo, no? Insomma, penso che sia stata abusata questa frase, non usa mai parole che emanino un senso di negatività, semmai un senso di unione, trasversalità, capacità di dialogo e naturalmente una densa, intensa inclusività. Forse su certe cose ancora oggi stiamo a riflettere, però rimane un elemento di grande, straordinaria modernità. Se pensiamo che chi l'ha scritto, in realtà, forse gli abbiamo anche perdonato qualche parola di rancore, e invece ha saputo intelligentemente farne a meno e ha saputo mettere da parte. E questo io penso che possa essere già un punto interessante di partenza per qualsiasi attività educativa, non solo nella scuola, ma anche oltre la scuola. Questo come premessa. Quindi la banca dati a cui li deva il signore, che mi scuserà se sono sempre così evasiva su di lui, io credo che sia un buon punto di partenza. Beh, avvocato. Sì, no, bello è soprattutto il riferimento a questa... No, ma questo è voluto continuare, credo, no? No, mi sembra giusto anche condividere. No, mi è sembrato particolarmente significativo, ecco, sottolineare che la Costituzione viene fuori in un momento di grandi divisioni, ma rappresenta un documento di sintesi delle varie posizioni, quindi alla fine mette d'accordo tutti, perché ricordiamo, ecco, che quello fu un momento, come diceva giustamente la professoressa, di grande drammaticità, dove all'interno di uno stesso paese c'era una situazione di animi dilaniati, ecco, da rancori e odi reciproci, venivamo da una guerra civile, e quindi dopo questo momento si sono create tutta una serie di movimenti contrapposti, quindi parliamo di partiti di sinistra, di centro, di destra, eccetera, quindi, e la Costituzione ha avuto il grande merito, o meglio,
e coloro che sono stati i padri della Costituzione hanno avuto il grande merito di riuscire a creare quel momento di sintesi e avere la capacità in un documento di mettere insieme d'accordo insomma tutte queste posizioni così lontane l'una dalle altre. No, ma tra l'altro Paolo, scusami se mi permetti, io sono pure convinto che in qualche caso si siano raggiunti toni accesissimi e io non so fino a che punto, però quale fu l'intelligenza? Quella di non far venire fuori nulla, perché il paese era in una specie di borderline verso la guerra civile. Questo non lo dimentichiamo, quindi il merito dei padri costituenti, oltre ad avere costruito una grande costituzione, scusate sempre il gioco di parole, è stato quello di averlo fatto in maniera molto chirurgica e soprattutto sempre tenendo conto l'interesse nazionale e la contestualizzazione storica del momento, perché noi vacillavamo sostanzialmente, a parte il sud, ma il nord insomma non era così sereno dal mio punto di vista, quindi sono stati bravi tre volte. Allora, avvocato, torniamo al discorso di prima. Sì, direi, visto che in video c'è Marcello, ecco, Marcello Fascella, allora Marcello, rivolgo a te quella domanda di poco fa, cioè a Misilmeri, nel territorio ecco di Misilmeri, quindi parliamo di Misilmeri dintorni, le prime manifestazioni di questa presenza del fascismo come si sono avute? E soprattutto chiedevo poc'anzi qual è stato l'atteggiamento assunto dinanzi a questa grande novità, grande in senso negativo, l'atteggiamento assunto dalle varie classi sociali. Io per sintetizzare ho detto il popolo, gli intellettuali e la Chiesa. Ecco, in che posizione si sono poste? Sì Paolo, allora io mi collego al discorso che faceva la preside e anche che aveva iniziato il professore Fascella in merito all'importanza della memoria e soprattutto di questa banca della memoria che siamo riusciti anche in qualche modo a ricostruire a Misilmeri grazie al lavoro fatto qualche anno fa dall'associazione House del Rocco Chinnici di Misilmeri insieme al CESBOP di Palermo, che attraverso l'incontro degli anziani con i ragazzi della scuola media di Misilmeri si è riuscita a ricostruire quel periodo storico e ci ha dato, diciamo, in qualche modo alcune delle risposte alle domande che tu ponevi. E in particolare in questo testo che raccoglie, tra l'altro anche un video che raccoglie le interviste che i ragazzi facevano agli anziani di Misilmeri che hanno vissuto quel periodo in prima persona, ci sono dei racconti appunto di vita di quei ragazzi, perché sostanzialmente erano dei ragazzi che frequentavano la scuola o che comunque già avevano iniziato a lavorare e che si sono ritrovati improvvisamente catapultati in un sistema, diciamo, che appunto aveva imposto il fascismo. In particolare, così per farvi capire un po' quello di cui sto parlando, in alcune interviste, citando e parlando appunto della scuola, e questo ci colleghiamo a quello che diceva poco fa anche la preside, la scuola di quei tempi era rigida, ma era anche mortificata. La scuola era fatta di tutti, ma in mezzo a tutti c'erano sempre i figli di papà che si andavano ad raccomandare. Così il maestro che aveva ricevuto la segnalazione di qualche potente sceglieva i figli di papà e li metteva al primo banco. Il padre ci teneva a far sedere il figlio al primo banco nella convinzione che potesse seguire meglio e avere più attenzione da parte del maestro. Io, per esempio, ero sempre collocato all'ultimo banco. Chiaramente si trattava di un comunista, proletario, chiamiamo così, un contadino, agricoltore, che già, diciamo, a quell'età andava pure, oltre ad andare a scuola, andava pure a lavorare. Quindi la percezione, diciamo, di quel sistema nel ricordo di questi anziani, che ci dà anche a noi, diciamo, il senso di come si è vissuto in quel periodo, era quello di un sistema comunque che imponeva delle rigide regole che vedevano sicuramente favorire le classi più ambienti piuttosto che quelle che vivevano in povertà. E questo si ha anche nella, diciamo, nel simbolismo, chiamiamolo così, del periodo fascista.
per cui tutte le parate militari o l'ostentazione della forza, che dava, diciamo, l'impressione che questo regime fosse, diciamo, un regime che sotto quella velata capacità di coinvolgere il popolo, in realtà poi imponeva delle regole ben precise, e chiunque non seguisse quelle regole, così come un altro anziano racconta, era, quando gli finiva bene, bastonato e molto spesso anche messo in carcere. C'è un racconto simpatico, tra virgolette, di un altro anziano che parla, se non so se vi è mai capitato di sentire, a me sembra, quando si dice alupa lupa. Alupa lupa è un... Marcello, poi traduci, per la preside, che è laziale, alupa lupa, ora diventa qua un problema, che alupa lupa lì significa un'altra cosa, giusto? Che cos'è? Romolo e Remo. Ah, allora, sì. Alupa lupa era un signore che era incaricato dal podestà del comune di Misilmeri a girare per il paese e controllare se ci fosse qualcuno, insomma, che non si comportasse secondo quelle che erano le regole, diciamo, che imponeva il fascismo. Nel momento in cui questa persona girava, chiaramente se c'era qualcuno che stava commettendo qualcosa che non poteva fare, gridava lupa lupa per avvisare anche gli altri a scappare, perché altrimenti rischiavano di essere, diciamo, o malmenati o nel peggiore dei casi anche messi in carcere. Questo, diciamo, sono pezzi di vita vissuta di anziani che ci raccontano di queste cose e di tanto altro, che sicuramente non sto qui a raccontarvi nello specifico, perché c'è un volume e tanti racconti. Ma per esempio c'è un altro brano che parla delle parate, dove chi vestiva chi si vestiva in quelle sfilate erano chiamati burrittuna, perché portavano un cappello che era chiamato un cappello particolare chiamato fez, e i capi giravano in divisa e sul braccio avevano i gradi. Questo è sempre un racconto che fa una persona anziana. Si riunivano in una grande sala del collegio delle monache, e qua, diciamo, ti rispondo anche all'altra domanda: qual è stato il ruolo della Chiesa rispetto al fascismo? Che sicuramente nella, diciamo, è chiaro che il fascismo, essendo un sistema dittatoriale e quindi di dittatura, imponeva, non chiedeva. Quindi il collegio delle suore, delle monache, che quella attuale che esiste ancora, metteva a disposizione il proprio spazio affinché organizzassero degli eventi fascisti che, diciamo, davano splendore al potere fascista. Continuando su questa cosa, a parte il fatto che non c'era il sindaco, c'era il podestà, eccetera, e c'era poi questa persona soprannominata Lupa che girava per il paese, oltre alle parate militari, il discorso era poi sulla scuola. Sulla scuola, è chiaro, avevano un libro solo, così ci racconta un anziano che ha partecipato a questo evento, e in questo libro c'era l'immagine di Mussolini. Tra l'altro l'anziano l'ha pure preso in giro, perché c'era un'immagine di un nano, perché fondamentalmente Mussolini era di corporatura bassa, e quindi si studiava solo quello che era ufficialmente scritto da chi poi si occupava di curare la parte, diciamo, dell'educazione dei bambini. Ma tutto questo per dire che comunque l'esigenza di ricordare queste cose, soprattutto l'esigenza di ricordare quella che poi è stata la liberazione da questo sistema, nasce dal fatto non solo di un ricordo che, nonostante, diciamo, non è tanto lontano a noi, ma che con gli anni si allontana da noi e può diventare anche qualcosa di pure esercizio, di scolastico, ma è quello di legare questa cosa al presente e soprattutto al futuro. Perché noi oggi purtroppo viviamo anche in un periodo in cui molto spesso si cerca di fare passare l'idea che comunque molte cose di quel periodo sarebbero da salvare,
o comunque che molte idee che erano portate avanti da chi ha preso il potere in quel periodo, probabilmente non solo in Italia ma anche in Europa, cominciano a farsi strada. Per cui questo rapporto diretto con il popolo, senza che ci sia quella democrazia in cui si possa in qualche modo confrontare le varie idee, decidere insieme e portarle poi avanti, è qualcosa che anche oggi purtroppo viviamo nella nostra cultura, diciamo, non tanto cultura, ma nel nostro panorama politico italiano e europeo. Io, diciamo, poi tutto questo nasce anche dall'esigenza di capire come mai a Misilmeri fino ad ora non c'è stato mai l'occasione di ricordare chi, anche seppur minimamente, ha partecipato direttamente alla guerra di liberazione, dando un piccolo contributo che noi lo chiamiamo piccolo, ma per quelle persone è stato sicuramente un grande contributo, perché alcuni di questi sono deceduti in guerra e hanno lasciato la famiglia, e quindi, oltre, diciamo, al fatto di avere dato un contributo in generale alla guerra di liberazione, è un ricordo che serve anche a legare il passato, diciamo, dal punto di vista umano di queste persone. E quindi mi sono un po' messa a studiare, perché, e magari su questo poi, se volete, ne parliamo anche dopo, dico, ho trovato molto su Misilmeri, non tantissimo ma molto, e infatti diciamo, credo che questa sia l'occasione anche per capire se Misilmeri possa avere quel simbolo, diciamo, che poi serve, come dicevo poco fa, a dare il ricordo e proiettare nel futuro quella che è stata la resistenza, la guerra di liberazione, così come la vogliamo chiamare. Sì, Marcello, senz'altro torneremo su questo tema più avanti. Volevo coinvolgere un attimo la preside prima di passare la parola a Marco Giammona. Siccome poc'anzi parlavo di percezione, ecco, tante volte è capitato, io credo tante volte, ecco, lo confermo, è capitato di sentir parlare persone anziane quasi con un sentimento di nostalgia di quegli anni. E quindi probabilmente la percezione che alcune persone hanno avuto di quel fenomeno forse non sia stato quello più comune, insomma, quello più diffuso. E quindi volevo capire, professoressa Pellegrino, qual è il suo pensiero in proposito? Cioè, in realtà la percezione negativa è da attribuire alla grande maggioranza delle persone, o in realtà ci sono state delle classi sociali, delle fette della società di allora che non hanno avuto questa percezione così negativa? Io penso che non sono un'esperta di studi sociali, ecco, io glielo dico apertamente, sono laureata in storia dell'arte e peraltro vengo dal mondo della storia dell'arte, quindi non sono un'esperta in quello che riguarda l'analisi del, diciamo, sociologica rispetto alla diffusione di certi tipi di fenomeni. Io penso che siano legittimi i sentimenti, sia di positività sia di negatività. Dobbiamo riconoscere la piena legittimità, anche perché la percezione chiaramente è sempre correlata anche, come dire, ad un vissuto intimo, privato, ma anche a un contesto, perché non negarsene, no? Le apparenze hanno anche il loro valore. Per esempio, le foto che ci abbiamo visto lasciavano trapelare, per esempio, una forma di apparente rigore formale. Facciamo questo esempio pratico, giusto? Che in alcuni contesti culturali, sociali, ma diciamocelo, in tanti ambienti, questi sono spesso rasserenanti. Se lei dovesse vedere una foto, per esempio, quindi come vede, il mio approccio è puramente formale, è legato a quello che sono i miei studi pregressi, no? Se lei vedesse un'opera d'arte, per esempio, una fotografia dei disordini del 68, facciamo per esempio, e invece una foto così ordinata di questa famiglia dei figli della lupa, il suo istinto cadrebbe forse da certi, l'istinto di qualcuno cadrebbe immediatamente su quello che appaga più l'ordine del suo occhio. Però forse talvolta non è nell'ordine che noi troviamo l'autenticità dell'ordine, e viceversa, non è nel disordine che veramente non è veramente nel disordine che noi troviamo
questo malessere, talvolta anzi i momenti rabbiosi della storia, più dolorosi dal punto di vista sociale, sono stati anche quelli più emotivamente coinvolgenti. Quindi vedete per esempio queste foto che adesso rivediamo, giusto? Sono così inquietanti e rasserenanti allo stesso tempo, questo apparente rigore, queste scritte così leggibili, chiare, ebbene, perché non voglio togliere la memoria alle persone, se hanno trovato questo, in questi momenti anche una loro serenità emotiva, questo non sta a noi toglierla. Semmai il nostro problema non è la cronaca, il nostro problema è la storia. La cronaca dei singoli la possiamo anche tutto sommato lasciare, lasciare alla loro emotività, alle loro sensazioni, alle loro emozioni. Noi dobbiamo coltivare la storia. E quindi è quella, è fatta di tante cose, non solo di questi piccoli momenti. Quindi è una somma infinita di momenti. Questo è il motivo per cui è così importante studiare la Costituzione e ricordare questi episodi. Non per calpestare la memoria, la nostalgia dei singoli, che a cui riconosciamo la piena libertà, perché è giusto, non possiamo entrarci in queste cose. Però la storia è fatta per insegnare al futuro. E quindi quello che l'obiettivo non è cancellare i piccoli ricordi nostalgici del passato, ma crescere una memoria collettiva, autentica e appassionata del futuro. E io penso, credo più in questo. Il resto, non lo so, non mi sembra neanche, mi sembra anche sacrilego da parte mia violare le nostalgie degli le piccole nostalgie, le grandi non, devo dire la verità, non le tollero molto, però questa è una cosa personale. Le piccole nostalgie intime che possiamo farci, dobbiamo anche in qualche modo avere rispetto di queste cose, e fanno parte dell'uomo, è così e sarà così sempre. Questo è il mio pensiero. Io lavoro più nell'ottica di una crescita, di una maturazione futura, grazie a un'educazione sentita, avvertita, che venga proprio dal diciamo dall'esperienza che un ragazzo possa, io mi occupo di ragazzi, quindi mi perdonerete se uso queste parole, che la possa però sentire con mano, ecco, avvertire. Volevo, siccome non so se starò ancora a lungo con voi, volevo solo ricordare una cosa che prima Sucato suggeriva, fatto un riferimento, a me è venuto in mente, infatti mentre parlavate me lo sono andato anche a cercare, perché ricordavo un episodio, una cosa, emanata dall'ANED, un piccolo comunicato, che è l'Associazione Nazionale Ex Deportati dei Campi Nazisti. Mi scuserete se faccio, do anche un'occhiata, abbasso gli occhi per dare una lettura alle righe, non... Me la sono vada tranquillamente, perché ormai siamo estasiati dal suo racconto e dalla sua saggezza. No, figuriamoci, io per fortuna sono una persona molto comune, faccio solo la dirigente scolastica, non ho nient'altro, però vada tranquilla. Se avete un attimo di pazienza, sono andata cercando, sono stampata mentre parlava il professore poco fa, e lui mi ha agganciato questo ricordo di questa cosa che avevo letto. Dovete sapere che diversi anni fa ho lavorato a due problematiche legate sempre alla Costituzione, costituente, eccetera eccetera, prima ancora di diventare dirigente scolastica, perché ho lavorato a un progetto pionieristico su Nino De Vita, scusate, su Francesco De Vita, che è stato uno dei padri costituenti, che era marsalese. Quindi anche la Sicilia ha dato grandi contributi da questo punto di vista. Allora abbiamo fatto un sito e abbiamo partecipato alla prima esperienza che fu fatta al Parlamento. Allora fu un'emozione straordinaria. Siamo andati con i ragazzi, ci siamo seduti sugli scranni proprio per la commemorazione fu il primo evento che venivano accolte le classi proprio negli scranni del Parlamento. E sono andata con la mia classe liceale di allora, e eravamo molto, molto vibranti, avevamo quasi le lacrime agli occhi. Quello fu un momento molto intenso della mia carriera, e arrivammo col nostro contributo, naturalmente, su Francesco De Vita. E quindi fu un momento di... qualcuno disse, potrebbe dire, fu vera gloria, non lo sappiamo. Sappiamo che eravamo...
eravamo molto fieri, però mi è venuta in mente una cosa che avevo letto in quel momento, ed era una considerazione di Maris, il senatore, che allora era senatore e presidente nazionale dell'Associazione appunto Nazionale Ex Deportati dei Campi Nazisti, e questa è una cosa molto bella, che mi toccò profondamente, perché era, a quanto pare Maris raccontava, quindi già dal cognome capite, insomma lui veniva da un'area, da un'area anche in Furlana, e diceva, mi raccontava che c'erano state addirittura, guardate quanto è emozionante questa cosa, scusate se mi aiuto con la lettura, nelle sessioni di discussioni tematiche unitarie nelle baracche del campo di concentramento di Fossoli, credo si dica Fossoli, di Fossoli, che credo sia in Emilia Romagna, vicino a Modena. Sì, è intorno ai principi e ai valori della Costituzione da redigere a guerra finita. Cosa voglio dire? Che già nei campi di concentramento la Costituzione esisteva, cioè non esisteva forse nella sua redazione, ma esisteva nelle anime, cioè queste persone lottavano per la sopravvivenza, erano nelle baracche, però il pensiero era all'uscita, se fossero sopravvissuti, la prima cosa che avrebbero fatto sarebbe stata la Costituzione. Ma io quando l'ho, allora io ho preso nota, infatti mentre parlavate mi sono andata a cercare questa cosa nella mia banca dati, ci sarà sicuramente questa cosa, e quindi me la sono andata a riguardare, insomma, tempestivamente. E io ho pensato che la Costituzione è nata prima ancora di nascere essa stessa, cioè insita. Ora che noi vogliamo raccordarla o diciamo imitarla, è bella anche perché unisce anche chi ha nostalgie e chi non ne ha. Facciamo in modo che sia unitaria anche per loro e che abbia questo carattere di trasversalità fino in fondo. Quindi non siamo noi a giudicare che anche i raccordi nostalgici, accogliamoli, così come noi speriamo che nessuno ci escluda mai. Tutto qua, questo volevo dire. Io penso che sia la cosa più bella che si possa fare. Presidente, siamo senza parole perché ascoltiamo quello che sta dicendo lei e devo dire belle parole, profonde, importanti, e probabilmente dovrebbero essere dette in Parlamento o in luoghi che ovviamente poi generano scontri che noi conosciamo, anche ideologici, che non servono a nulla. Avvocato, a te la gestione della puntata. Sì, no, volevo coinvolgere il professor Marco Giannona. Marco, in apertura dicevamo che in Sicilia già la liberazione arriva con 2 anni di anticipo rispetto al resto del territorio nazionale, in quanto arrivano, sbarcano gli americani, e quindi da quel momento inizia la ritirata dei tedeschi che vanno verso il nord, e conseguentemente dietro di loro poi lasciano morte e distruzione. E quindi dicevamo che nel 43 da noi abbiamo la liberazione, e se potevi in qualche modo evidenziare il contributo che la popolazione ha dato al momento dello sbarco degli americani, e quindi nel momento in cui inizia questa fase di transizione che ci porterà poi quindi prima al subentro degli americani rispetto alle istituzioni politiche che erano state create dai fascisti, e poi giungiamo pian piano alla liberazione del resto d'Italia, e quindi poi si arriva al 46 con il referendum che introduce la democrazia, e successivamente poi nel 48 avremo la Costituzione. Quindi in particolare, Marco, ci interessa evidenziare il contributo della popolazione in questa fase di transizione, quindi prima l'arrivo degli americani e poi i passaggi successivi che porteranno alla democrazia. Sì, intanto c'è da dire che dobbiamo fare una piccola premessa inerente alla situazione appunto misilmerese e militare soprattutto. Militare in quanto fino al 1943 Misilmeri era un paese militarmente molto presidiato. Difatti nel nostro territorio ad oggi sono anche molto presenti alcune strutture come le cosiddette casematte che noi abbiamo sparse nella zona di Gibirrossa, nella zona di Portella di Mare e Bassano, in grande quantità.
quindi possiamo assolutamente dire che militarmente Misilmeri era molto sorvegliato dalle truppe tedesche e dalle truppe, diciamo, dell'artiglieria militare italiana. Se poi ci dobbiamo rifare naturalmente all'arrivo delle forze armate americane, dobbiamo fare naturalmente un appunto indietro nel tempo e tornare alla data del 10 luglio del 43, quando naturalmente perdute tutte le colonie d'Africa, le forze armate americane e inglesi sbarcano Gela e dopo una breve resistenza avanzarono verso Palermo i primi, quindi gli americani, e verso la zona del Catanese gli inglesi. L'arrivo a Misilmeri si ha in data 22 luglio 1943, esattamente dalla cosiddetta Porta Messina. Misilmeri fino agli anni 40 aveva due ingressi principali, uno chiamato appunto Porta Messina, per intenderci l'odierna area dell'AGIP, dell'area di servizio ENI di Misilmeri, e l'altra praticamente chiamata Porta Palermo, che è l'odierno praticamente uscita o ingresso dal paese direzione Palermo. Le truppe arrivarono appunto da Porta Messina intorno alle 14 del pomeriggio del 22 luglio, e allora che succede? Succede che intanto l'iniziativa dell'arciprete allora della Chiesa Madre, l'arciprete Antonino Manno, e dal segretario comunale Giuseppe Saieva, si decise di andare incontro alle truppe alleate per evitare qualsiasi scontro armato. Infatti che cosa succede? Succede che viene dato ordine al sagrestano di preparare una grande asta sulla quale mettere un enorme telo bianco, in segno naturalmente di sottomissione e di pace. I due, il Saieva e Manno, praticamente partirono da Piazza Comitato e percorsero tutta la via principale di Vittorio Emanuele fino ad arrivare appunto a Porta Messina, seguiti man mano praticamente dalla folla di misilmeresi che seguiva appunto si aggregò a questo corteo. Non solo, ci fu anche molto incitamento in quei minuti anche da parte del corteo, che proprio incitava gli abitanti stessi di Misilmeri, i propri concittadini, a stendere lenzuola bianche sui balconi proprio in senso di pace e di sottomissione appunto alle truppe che stavano entrando a Misilmeri. Allora la situazione a Misilmeri era la suddetta, cioè noi avevamo un podestà che era il dottore Giuseppe Bonanno, che in quel momento non si trovava a Misilmeri, ma bensì si trovava a Palermo, mentre a Misilmeri si trova il vice podestà, che era il signor Vito Scozzaro. Poi ritorneremo su questa figura, perché ci saranno dei fatti tragici appunto legati proprio a questa persona. Il corteo arrivò dinanzi Porta Messina, accolse le truppe alleate, che si diressero verso il centro abitato. Naturalmente, quando le truppe americane entrarono a Misilmeri, ci fu una grande festa, perché naturalmente il popolo misilmerese, come diciamo tutto il popolo siciliano, sentiva questo fragore di libertà e di pace che in un certo senso l'ultimo ventennio dittatoriale aveva negato. Gli americani arrivarono naturalmente nel loro classico stile festaiolo, lanciando cioccolatini, caramella ai ragazzi, e di lì, diciamo, ci fu anche la falsa speranza da parte dei tanti cittadini misilmeresi, che da quel momento in poi, in un certo senso, passava anche la fame per tante famiglie che in quel momento storico soffrivano tanto di miseria. Infatti che cosa successe? Successe che molti misilmeresi, ritornati a casa, cominciarono a strappare praticamente le tessere del razionamento della pasta, del pane e dello zucchero, che il fascismo, sappiamo bene, aveva imposto negli ultimi anni di guerra, pensando appunto che con gli americani praticamente si aprivano anche, diciamo, anche i viveri. Ma così non fu. Infatti la popolazione ben presto, diciamo, si accorse del grave errore commesso, e quando senza tessera andò nelle varie botteghe di Misilmeri per richiedere appunto la pasta, nessuna bottega naturalmente era autorizzata, poteva dare un grammo di generi alimentari necessari al fine di soddisfare il bisogno di quel momento. E allora che è successo? Successe un grave atto, diciamo, di disordine pubblico.
Infatti i cittadini misilmeresi, buona parte dei cittadini misilmeresi, cominciarono purtroppo ad assaltare prima il municipio in piazza, distruggendo mobili, sedie, tavoli, carte, registri. Poi occuparono anche l'ufficio di ragioneria e in questo caso diciamo dobbiamo rendere grazie all'intervento dell'avvocato Giuseppe Traina, che ancora riuscì per un momento diciamo a salvare alcuni registri dello Stato civile. Poi assaltarono anche la pretura di Misilmeri, distruggendo tutte le carte dei processi, assaltarono il catasto, l'ufficio di registro, l'esattoria e altri uffici, danneggiando e distruggendo un po' tutto quello che si trovava davanti. A ciò naturalmente l'odio di questa folla inferocita portò anche a cercare tra virgolette un capo espiatorio del defunto regime fascista. E chi era il capo espiatorio in questo senso? È appunto Vito Scozzeri, il vice potestà di quel periodo storico. Vito Scozzeri praticamente scappa lui era impiegato comunale, scappa dal municipio e cerca di rifugiarsi praticamente presso la caserma dei carabinieri, che allora si trovava in corso Vittorio Emanuele, nell'odierna, praticamente dove c'è l'odierna Banca Intesa. Il popolo praticamente inferocito corse praticamente all'impazzata alla ricerca dello Scozzeri, che per fortuna, grazie all'intervento del cavaliere segretario comunale Giuseppe Saieva, con un calcio praticamente dietro le spalle, riuscì praticamente a entrare dentro la caserma e così gli fu salva la vita. Però il popolo, non contento, diciamo, non potendo sfogarsi contro la sua persona, ritornò presso la casa dove abitava il vice podestà, distruggendo praticamente tutti i mobili, buttando tutte cose via dalla casa e soprattutto incendiò praticamente l'appartamento, creando naturalmente anche problemi per la moglie e per i figli che erano lì dentro. Quindi un'azione assolutamente, assolutamente tra virgolette di barbarie e di inciviltà. Però purtroppo questo è la storia che ci viene raccontata. Chi comanda in questo momento Misilmeri? Naturalmente con l'arrivo degli americani in quei giorni di occupazione era un certo comandante militare Wilinski, che praticamente nomina podestà, ma solo per 4 giorni, il segretario comunale Giuseppe Saieva, il quale gli fa presente che c'era anche, tra l'altro, incompatibilità con la sua carica di segretario comunale. Ma diciamo, il comandante americano non si fece diciamo troppi problemi e lo nominò podestà di Misilmeri. Ma succede una cosa assolutamente bizzarra dopo 4 giorni, infatti succede che arrivò in piazza un certo signor, esattamente il 5 agosto, il signor Antonino Affronti. Il signor Antonino Affronti arriva in piazza alla presenza del comandante americano davanti al municipio, pronuncia la storica frase: a nome della cittadinanza di Misilmeri mi proclamo sindaco. Senza nessuna elezione, senza nessuna diciamo consultazione, praticamente il signor Affronti arriva davanti al municipio e si proclama lui stesso sindaco di Misilmeri e lo diventa. Infatti praticamente viene nominato sindaco. Lui faceva parte del nascente partito diciamo del separatismo, che voleva, sappiamo bene, staccare la Sicilia dalla madre patria e far diventare la Sicilia appunto la 51esima stella della bandiera americana. E questa diciamo è una curiosità legata proprio a questa figura del signor Affronti, che diventa sindaco autodichiarandosi. Ritornando alla situazione militare, dei presidi militari di Misilmeri, dobbiamo anche fare un appunto. A GP Rossa erano presenti alcune truppe tedesche, tra l'altro erano presenti in forza armata con artiglieria pesante e un cannone di tipo 305 usato durante la prima guerra mondiale, che lanciarono praticamente alcuni spari nei confronti delle truppe alleate. Ma qui sovviene l'intervento del concittadino misilmerese, il generale Francesco Traina,
che era presidente del Tribunale Militare Siciliano, che per evitare ulteriori scontri a fuoco, soprattutto tra la gente a Misilmeri, ordinò al reparto di artiglieria di Stazza a Bassano e a Gibirrossa la resa incondizionata agli americani. E fu così che, diciamo, si evitò una strage armata a Misilmeri di civili. Però questo costò tanto al generale Traina, in quanto poi fu successivamente imprigionato, processato e gli furono levati tutti i titoli militari. Questo, diciamo, con il degrado praticamente appunto dei suoi gradi. Questo, diciamo, è un fatto di storia importante, anche legato ad illustri cittadini misilmeresi. Quindi una storia, quella dell'occupazione alleata, con delle luci e con delle ombre. Sicuramente una pagina di storia triste per certi versi, ma sicuramente una pagina di storia che ci porterà di lì in poi, diciamo, alla democrazia, come tutti noi ben sappiamo. Questa, diciamo, è la nota storica legata al periodo appunto dell'ingresso alleato a Misilmeri e di quello che a Misilmeri successe in quei caldi giorni d'estate. E Marco, tante volte dico, in questo magari vorrei anche coinvolgere Marcello Fascella, tante volte dico, si parla del ruolo che la mafia ha avuto in questa fase di ingresso degli americani e quindi nel favorire la presa del potere da parte degli americani. Diciamo, cosa c'è di vero, cosa c'è di leggenda in questo? Potete rispondere entrambi, dico Marco e Marcello. Prego Marco, se vuoi concludere tu e poi passo la parola a Marcello. Allora, diciamo che qua occorrerebbero, diciamo, tre premesse, perché occorrerebbe ritornare un po' indietro negli anni e anche capire il fenomeno mafioso, quando e dove si costituisce a Misilmeri. Noi abbiamo notizie storiografiche che ci confermano la presenza della mafia a Misilmeri già nel 1860, con l'arrivo delle truppe garibaldine, con un certo Giuseppe Badalamenti, che di professione faceva il capraio, che praticamente governò la società, la compagine, diciamo, mafiosa di quegli anni. Poi abbiamo il periodo di Giovan Battista Plescia nel 1865, capomafia misilmerese, che partecipò alla strage dei carabinieri del 1866 in piazza Comitato. Quindi, diciamo, un fenomeno che a Misilmeri aveva radici già lontane rispetto al periodo fascista. A me piace ricordare di questo periodo una piccola curiosità storica, legata anche, tra virgolette, ad un fatto positivo e anche, tra virgolette, possiamo reputare anche festoso. E cioè, nel 1928, in pieno governo fascista, il governo chiamò il prefetto di Ferro Cesare Mori per cercare di debellare la mafia siciliana, o comunque cercare di porre un punto, diciamo, a questa società segreta che diventava uno stato nello stato. A Misilmeri nel maggio del 1928, su invito del prefetto Cesare Mori, che in quei giorni stava rastrellando il paese di Misilmeri in cerca di mafiosi, infatti ne arrestò più di 120 in una settimana di rastrellamento, chiuse le porte, un po' come, non so, conosciamo bene quello che successe, diciamo, a Ganci. Lui aveva questa tecnica, diciamo, militare, di chiudere proprio le porte delle città per evitare che qualcuno potesse uscire. Fece un po' lo stesso a Misilmeri, infatti per circa una settimana e 10 giorni il paese fu completamente chiuso, sia in ingresso che in uscita, e la popolazione di Misilmeri in quel momento storico era abbastanza, diciamo, per così dire, seccata, era abbastanza giù anche di morale, perché era una situazione veramente pesante anche a livello
a livello quotidiano. E allora che cosa succede? Succede che praticamente Mori invita un pianista piemontese, Marcello Boasso, che si trovava a Palermo, al Teatro Massimo, per compiere praticamente una tournée. E lo invita a Misilmeri. Lo invita a Misilmeri a fare un concerto in pubblica piazza, nel maggio appunto del 1928, dove partecipò tutta la cittadinanza misilmerese. E noi abbiamo una testimonianza bellissima fotografica di, di quella giornata, in cui in quel periodo sicuramente infelice, dettato appunto da arresti, da crimini e da sicuramente malcontento civile, ci fu questa grandissima giornata di festa per il popolo misilmerese, allietata appunto dalle note del pianoforte del maestro Boasso. E questa, diciamo, è una nota storica carina per un momento storico sicuramente abbastanza nero e triste, quale quello di cui stiamo parlando. Quindi il fascismo sicuramente, come dicevamo prima, periodo di luci e ombre su Misilmeri. C'è anche il caso di Mariano De Caro, ma lì si apre, diciamo, un'altra pagina storica, e non vorrei, diciamo, dilungarmi qui stasera, ma ne possiamo parlare anche in un'altra occasione. Il primo ragazzo fascista ucciso a Misilmeri. Ci sono tante storie legate pure a questa figura. Quindi sicuramente ci sarà altro tempo per cui dedicare parole anche a questa... Grazie Marco. Questa... Allora, Marcello Fascella, gradirei una tua opinione in proposito, sempre in relazione al ruolo che la mafia ha avuto nel momento in cui gli americani sono arrivati in Sicilia, e quindi in questa fase di transizione, di passaggio dal fascismo alla democrazia. Un attimo solo, nel frattempo volevo dire io che ho mandato pochi minuti fa una pagina di un giornale, è La Stampa, del 1937, nella quale si vede, quindi 20 agosto 1937, la visita di Mussolini a Misilmeri, no? Addirittura c'è scritto che i balconi furono letteralmente coperti di uva, il periodo era quello, e quindi niente, quindi Mussolini... E passò anche purtroppo da Misilmeri. E allora Fascello. Sì, io credo che è evidente che il fenomeno mafioso, fin dalle sue origini, così come diceva bene il professore Giammona, cioè dall'Unità d'Italia o dal periodo garibaldino, dall'Ottocento, ha sempre cavalcato in qualche modo il potere, quello esistente o quello che in qualche modo stava arrivando. Infatti si ha presenza, cioè l'appoggio si ebbe della mafia sia della spedizione De Mille, della liberazione dell'Unità d'Italia, così come si ebbe durante il fascismo questa ambivalenza tra un periodo in cui il fascismo lottò contro la mafia per affermare il suo potere, e lo fece sostanzialmente perché la mafia si contrapponeva al potere dello Stato. Quindi Mussolini chiaramente diceva: qua comando io, i mafiosi non possono comandare, quindi combatté contro la mafia unicamente per questo motivo, non perché secondo la sua opinione la mafia fosse un fenomeno da combattere in quanto un fenomeno malavitoso e comunque di oppressione rispetto al popolo, ma in quanto si sostituiva al suo potere nel territorio, nei comuni, e comandava al posto di chi invece era messo là a comandare. Nel momento in cui si ebbe la notizia che dovevano sbarcare gli anglo-americani in Sicilia, la mafia già, e soprattutto con un personaggio famosissimo, diciamo, che è Lucky Luciano, negli Stati Uniti, si preparò a cavalcare questa onda, diciamo, ad appoggiare gli americani sia dal punto di vista tecnico, militare, finanziario, economico, affinché poi gli americani stessi riconoscessero questo ruolo e questo appoggio. E infatti in molti comuni liberati dagli anglo-americani si ebbe in qualche modo questa alleanza tra personaggi, diciamo, chiaramente legati alla mafia, se non mafiosi stessi, che presero il potere con l'appoggio appunto e con
quello che gli americani in qualche modo diedero. Scusami avvocato, un attimo solo avvocato, volevo fare una domanda alla preside, che poi comunque credo di aver capito che ci dovrebbe lasciare. Intanto un legame forte che lei ha con Miss Ilmeni, e se vuole ce lo può anche dire da un punto di vista della sua professione. E poi un'altra cosa che secondo me mi piacerebbe che la preside potesse quantomeno illustrare, ed è il pensiero di Piero Calamandrei. Se volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionate, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità della nazione, andate là, o giovani, col pensiero, perché là è nata la nostra Costituzione. E di fatto si ricollega a quello che già aveva detto la preside poco fa, cioè che la Costituzione di fatto nella mente, nel cuore delle persone che amavano questa nazione probabilmente già era nata prima che venisse poi formalizzata. Preside, allora a lei la battuta. Allora, intanto volevo cercare intanto salutarvi in maniera garbata, educata. Devo dire che gli ultimi interventi mi hanno molto toccata, sono stati molto belli, e per commentare forse le parole di Calamandrei sarebbero sufficienti loro, diciamo, quello che i nostri, diciamo, osservatori così competenti e così decisamente documentati ci hanno detto. Indubbiamente Calamandrei non alludeva alle case di Miss Ilmeni, presumo, non sapeva neanche, forse non sapeva, no, dove mettere il dito nella carta sempre per trovare tutti i borghi della nostra Sicilia. Però anche da quello che vedo, comunque è morto qualcuno per il futuro di questa nazione, di questo paese, mettiamola così, meglio ancora. E quindi forse i luoghi dove andare sono le nostre stesse case, cioè dove viviamo oggi noi, cioè dove facciamo il nostro dovere, dove siamo cittadini consapevoli, autentici e trasmettiamo veri valori. Perché in ognuno di questi luoghi c'è una memoria che ci porta a quello che ci è stato tolto o quello che ci sarà dato. E io quindi penso che in qualche modo Calamandrei alludesse anche a questo, cioè a questa quotidianità del vissuto, dei buoni valori autentici, della convivenza, dell'inclusione, del rispetto reciproco. E quindi credo che forse il luogo autentico per commemorare citare Calamandrei, sia proprio quelli che noi conosciamo, tocchiamo e respiriamo. Per chiudere, ultime due piccole cose, mi chiedeva il professor Sugato se io ho un rapporto antico con il paese di Miss Ilmeni. Io sono stata a Miss Ilmeni, penso, per un periodo protratto, però molti anni fa, se non ricordo bene, nel 93, può darsi che ho lavorato alla catalogazione delle chiese di Miss Ilmeni, veramente belle. Allora abbiamo fatto il primo catalogo, la prima catalogazione digitale delle chiese, e questo è quello che ricordo. Spero, anzi, grazie a questo appuntamento, di avere l'opportunità di tornare. E chissà che non possa farlo, oppure un caro amico, insomma, che viva a Miss Ilmeni. Dopodiché, a disposizione, dico, qua noi siamo a braccia aperte, dico, grazie, nostra ospite. Grazie. Dopodiché un piccolo così appunto, poi per chiudere, insomma, sicuramente ognuno di noi ha un articolo della Costituzione preferito. Io, come al solito, io sono molto razionale, insomma, diciamo, molto un tipo molto organizzato. E devo dire che quello che amo di più, malgrado insomma ogni apparenza, è il 117, che insomma in genere non è quello che viene annoverato fra i momenti più alti della dimensione lirica, perché la Costituzione è anche una dimensione lirica. Ebbene, questo è l'articolo che, diciamo, definisce le competenze dello Stato e quelle che sono le competenze, per esempio, degli enti locali, le regioni. Allora, sembrerà strano che io ami questo articolo così ragionieristico, però è quello in cui lo Stato si avvicina ai cittadini.
quello in cui viene definito i compiti che ognuno che ogni presidio, mi è tornato in mente proprio mentre parlava adesso il professore alla fine, me lo sono ricordata, quello in cui viene definito chiaramente quali sono i compiti di ogni entità, dal più piccolo al più grande, per avvicinare lo Stato e la Costituzione ai cittadini. Quindi per me la cosa più importante, oltre ai valori chiaramente che sono i principi fondamentali della condivisione e dell'inclusione, è la vicinanza e la partecipazione autentica dei cittadini, grazie naturalmente alla tutela che lo Stato e gli enti locali danno opportunità di fare. Solo così si crea una vera comunità, se no siamo satelliti e i satelliti non, purtroppo sulla Terra cozzano. Tutto qua. Io vi saluto, vi ringrazio per l'ospitalità, buona continuazione, è stato un piacere anche solo virtualmente tornare a Bisignani, un giorno tornerò a trovarvi. Grazie. Presidente, buon primo maggio e grazie. Grazie a voi, grazie dell'ospitalità, grazie. Buonasera, buonasera. Sì, desideravo passare la parola a Marcello Fascella. Ecco, Marcello, dicevamo, da noi in Sicilia non abbiamo un vero e proprio fenomeno della resistenza e quindi dei partigiani, ma i siciliani hanno dato un contributo al movimento partigiano e al movimento di resistenza delle altre regioni. Quindi ci sono stati dei misimmeresi o comunque dei siciliani che sono andati fuori per dare il loro apporto? Sì, Domenico. Allora, diciamo, la ricerca che ho iniziato a fare nasce dall'esigenza che mi è stata posta di fare, visto che siamo in una situazione di pandemia, di ricordare questa data, il 25 aprile, la data della liberazione, anche a Misimmeri. Al che mi sono chiesto quale simbolo, quale via, quale monumento esistesse per portare un fiore e ricordare chi ha dato la vita o anche semplicemente ha contribuito affinché il nostro paese, l'Italia, si liberasse dall'occupazione nazifascista. Devo dirti che ho scoperto che non esiste nulla che in qualche modo ricordi sia persone ma anche, diciamo, quel giorno in generale come giorno della liberazione. Facendo un po' di ricerche, in realtà ho trovato varie persone che hanno partecipato per la maggior parte, come dicevi tu, alla guerra di liberazione al nord, in varie brigate del nord, e devo dirti che ho scoperto pure che ci sono anche molti, è una ricerca che comunque continuerò a fare, persone confinate misimmeresi, persone che sono state anche nei campi di sterminio. Tra l'altro qualcuno è stato pure ricordato anni fa, forse una decina d'anni fa se non ricordo male, e si chiama Domenico Massaro, che è morto pure recentemente e che ha combattuto tra l'Albania e la Germania e nel 1943 è stato deportato in un campo di concentramento. Tra gli altri abbiamo Bonanno Antonio, deceduto il 24 febbraio in Austria, quindi non solo in Italia, ma hanno combattuto anche in alcuni paesi europei. Vasta Giuseppe, del 1919, che ha combattuto ad Amburgo, dove è morto, e sono sepolti entrambi, sia Vasta che Bonanno, Bonanno in al cimitero militare in Austria, e Vasta Giuseppe al cimitero militare di Amburgo. Costa Giuseppe del 27, quarta divisione Alpe Brigate Valtamba. Questi sono alcuni che facevano parte non tanto della fanteria, diciamo, che in quel momento iniziò a lottare contro sia i fascisti che i nazisti, ma ci furono anche alcuni che erano partigiani, cioè facevano parte di alcune brigate, per esempio Tamigi Lodovico della Brigata Valoroso, Montalbano Vincenzo della Brigata Ciancio, Montalbano Salvatore della Brigata Ciancio anch'esso. Quindi è una storia che serve a capire, oltre a ricordare queste
persone di Silmarese, no? Che hanno anche parenti ancora in vita e a cui chiaramente farebbe anche piacere avere un ricordo del loro contributo, anche se pur minimo, ma comunque un contributo di coraggio, perché parliamo di una guerra dove era facile anche perdere la vita. Ci sono stati circa 55-60 milioni di morti durante la Seconda Guerra Mondiale. Così come ci sono stati 350.000 partigiani che hanno combattuto in tutta Italia contro i nazisti e contro i fascisti. È un momento sicuramente per, come dicevo poco fa, per, non solo per ricordare queste persone, ma anche e soprattutto per riaffermare quello di cui ci parlava sicuramente molto bene la preside, sono quei valori riconosciuti della Costituzione che grazie al contributo di vita umana che hanno dato queste persone oggi possiamo difendere a tutti i costi contro chi invece in qualche modo vuole mettere in discussione quei principi che sono nati seppur in un contesto molto particolare e difficile e politicamente anche complicato, sono nati da un compromesso che ci ha portato comunque ad uscire fuori da un sistema e da un regime che opprimeva e non dava libertà alle persone. Quindi la proposta che abbiamo fatto noi come CGL di Misilmeri di qui al prossimo 25 aprile all'amministrazione del nostro comune è quella di trovare un posto, insomma, Misilmeri, una piazza, una via, anche perché se ci fate caso tutte le vie di Misilmeri, la maggior parte delle vie sono risorgimentali o sabaude, diciamo, in qualche modo. Cioè ricordano proprio chi, soprattutto dalla parte sabauda, o proprio chi in quel periodo ebbe un ruolo contro chi invece lottava per la liberazione. Vabbè. Quindi avere abbiamo anche molte vie che ancora portano le lettere, quindi più io non vorrei qui aprire una polemica tra mondo sabaudo, per carità, o garibaldino, però dico abbiamo anche delle vie che potrebbero cambiare il nome da F, B, C, D in altri nomi. Io però dimmi, stavi chiudendo, credo, Marcello. Sì, dico la proposta era questa, di arrivare al prossimo 25 aprile, dove anche Misilmeri possa festeggiare questo giorno, ricordando sia chi è stato, diciamo, protagonista diretto, ma anche perché, ripeto, questo giorno è quel simbolo che in qualche modo unisce il nostro comune a quello che è, diciamo, il panorama democratico, civile, di libertà di questo paese. Beh, siamo arrivati quasi alla fine. Io però volevo diciamo farvi sostare altri due minuti in questa specie di stanza virtuale, perché ritengo che questa sera noi abbiamo tracciato, seppur sommariamente, in questa oretta e venti, un solco importante. Devo dire un grazie all'avvocato Paolo Merendino, che riesce sostanzialmente a produrre un tipo di programma altamente qualitativo e chiaro anche grazie agli ospiti che partecipano. E infatti lo stavo dicendo, grazie anche agli ospiti che devo dire anche la preside ascoltava con grande interesse le vicissitudini legate poi a Misilmeri, e poi conosciamo insomma Marco Giammona che ormai e più che un ospite con noi è diventato un vero e proprio collaboratore, se non un pilastro su cui noi ci poggiamo. Detto questo, però, andiamo alle cose, diciamo, meno dolci, ma quelle più efficaci. Io dico, ma perché non coinvolgere il comune, avvocato? Noi della redazione di Sport e Cultura lo possiamo fare, coinvolgere il comune, dare anche diciamo un ruolo importante a Marco Giammona relativamente a tutta una serie di iniziative storico-culturali e quindi scolastiche che accennava anche Fascella, cioè Marco oggi più che mai per noi rappresenta un tesoro inestimabile di conoscenza, e lo sappiamo, non è che qui dobbiamo incensare Marco perché è il nostro, cioè lo sappiamo quello che ha fatto negli ultimi anni per Misilmeri, la cronaca ne ha parlato. Allora, perché non dare questa possibilità
a una rivalutazione del nostro paese storico, culturale, tutto quello che vogliamo, anche, perché no, anche religiosa, tradizioni, eccetera, eccetera, ad una persona che sicuramente conosce bene il territorio, lo ha studiato, lo ha promosso e ha già raggiunto grandi risultati. Tra l'altro ricordiamolo pure che lui è presidente di un'associazione ovviamente legata a Miss Il Meri e che può dare un grande contributo. Quindi io sarei anche per promuovere questo coinvolgimento, ammesso che noi da umili cronisti lo possiamo fare. Avvocato. Sì, no, io ho sempre sostenuto... Intanto grazie, scusami Paolo. Sì Marco, prego. Come? No, no, non l'ho sentito. Secondo solo volevo intanto vabbè, ringraziare le... Mi sentite? Sì. Mi sentite? Sì. Ok. No Paolo, scusami, volevo solamente riagganciarmi un secondo alle parole dette da Marcello, perché diciamo notizia di pochi giorni fa, l'amministrazione comunale sta insediando la nuova commissione toponomastica del comune di Miss Il Meri, a cui sono stato diciamo invitato. Quindi le proposte, di Marcello saranno sicuramente vagliate anche da me in prima persona, affinché naturalmente alcuni nomi da lui proposti, la commissione si insedierà a breve. Questa diciamo è in anteprima un mio scoop, però colgo appunto con piacere la proposta di Marcello e sicuramente valuteremo a buon grado e a buon motivo tutto ciò che verrà presentato. La commissione poi naturalmente valuterà tutti i nomi e i cognomi delle persone proposte e da lì naturalmente stileremo una nuova pianta topografica di Miss Il Meri con un assoluto rilievo storico di personaggi illustri che soprattutto hanno contribuito alle vicende storiche e non solo di Miss Il Meri. Scusami Paolo, volevo fare questa breve parentesi. Prego, hai fatto benissimo Marco. No, per rispondere un attimo alla domanda di Valentino, volevo dire che, come già ho avuto modo di dire in altre circostanze, che Miss Il Meri può vantare delle risorse umane che pochi altri comuni possono dire di avere. Miss Il Meri ha tante personalità nell'ambito della cultura, dello sport, dello spettacolo, che pochi altri comuni hanno. E allora io credo molto nell'apporto che a Miss Il Meri possano dare le associazioni, possono dare tutte queste persone di grande spessore. Il vero problema è che spesso è la classe politica che manca. Non parlo né di destra né di sinistra né di centro, in generale dico tante volte in passato la classe politica misimerese ha dimostrato di non avere quell'energia, quella capacità non solo per stare dietro a queste persone ma soprattutto per veicolare, per in qualche modo incanalare tutte queste energie positive che misimeri ha affinché questi personaggi possano dare il giusto contributo al nostro paese. Quindi io noto che tante volte le amministrazioni che magari in campagna elettorale fanno dei buoni propositi sul fatto che poi coinvolgeranno le associazioni, coinvolgeranno tutte queste personalità di Miss Il Meri, poi in realtà nel momento in cui vanno tra virgolette al potere dimenticano tutti questi buoni propositi e non svolgono quello che sarebbe giusto fare, e cioè mettersi a fianco queste persone che sicuramente possono dare un grande contributo, come abbiamo visto nel nostro piccolo con questa rubrica, dove in ogni puntata abbiamo portato come ospiti delle persone di grande spessore, e che però io noto che in realtà dalle varie amministrazioni che si sono susseguite negli ultimi anni non sono mai stati presi in considerazione, non sono stati mai coinvolti. E io sono convinto che invece questa gente non aspetta altro che di avere il coinvolgimento da parte delle amministrazioni. Chiudiamo con con la speranza che quello che dice oggi l'avvocato Merendino possa diventare realtà in un paese che spesso, concordo al 150% con quello che ha detto Paolo,
si divide in guelfi bianchi e guelfi neri o ghibellini, eccetera, eccetera, e peggio di Firenze. Per cui dico che le forze probabilmente in campo sono tante, come diceva anche Merendino, noi nel nostro piccolo stiamo cercando di lavorare e prestare il nostro tempo affinché possa emergere il bello che c'è a Miselmeri, e c'è tanto. Devo dire che l'avvocato Merendino in questi mesi ha fatto tanto, ha lavorato, lavoriamo assieme, questo lo dobbiamo dire, ma lui ha lavorato con entusiasmo, con amore, con impegno, e ce la stiamo mettendo tutta, nella speranza poi che il seme possa, il nostro umile seme possa germogliare. Però dico, i nostri ospiti, a questa sera ne abbiamo avuto tre, ma due misilmeresi, rappresentano per noi un punto di forza, tant'è che Marcello è stato più volte ospite nostro, e Marco ormai è diventato quasi ospite fisso, per cui speriamo bene, crediamoci e andiamo avanti. Bene, chiudiamo questa puntata con un sorriso appunto di speranza, un abbraccio a tutti voi, buon primo maggio, grazie sempre Paolo, sei generoso, prezioso, bravo e competente, un grande amico. Grazie gentilissimo Valentino, ricambio i complimenti pure per te e per i nostri ospiti. Ringraziamo anche Carmelo Fascella, il professore Carmelo Fascella, che purtroppo per motivi tecnici ci ha lasciato anzitempo in senso ripetere la trasmissione, ovviamente. E che magari invitiamo per la prossima puntata. Esatto, quindi un ringraziamento anche a Marcello Fascella e a Marco Giammona. Un abbraccio, buona serata e buon primo maggio. Grazie a voi, una buona serata. Ciao, ciao. Grazie. Ciao.